Edizione di Spazio e Notizia vi ritrovati su Sicilia 24, la cronaca in primo piano partendo da Randazzo, nel Catanese, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato due fucili sotterrati in un terreno in uso al boss Sangani. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizionamento e detenzione di arma clandestina Salvatore Sangani, elemento apicale dell'omonimo gruppo criminale. L'uomo risulta attualmente detenuto nell'ambito della recente operazione dei carabinieri Terra Bruciata la quale ha consentito di monitorare le evoluzioni delle dinamiche associative del clan Laudani, individuando proprio in Salvatore Sangani, inteso Turi, il referente nell'area di Randazzo per Paolo Di Mauro, apicale riferimento finché in vita dei Laudani per l'intera fascia ionico-etnea nonché di documentare i reati fine strumentali al sostentamento dell'associazione mafiosa, tra i quali si pongono in evidenza le estorsioni ai danni di imprenditori del Catanese, un fiorente traffico di cocaina, ascis e marijuana, un ingente traffico illecito di armi di diverso genere, anche da guerra e il controllo capillare e asfissiante di solide attività economiche, anche imponendo l'assunzione di alcuni sodali del clan in quelle ditte. Qualche giorno fa i militari operanti, supportati da quelli dello squadrone riportato Cacciatori di Sicilia e dalle unità cinofile dell'arma, nell'ambito di un'attività info-investigativa volta a contrastare il traffico di armi sul mercato nero della criminalità catanese, hanno controllato palmo a palmo un terreno in località Contrada D'Agala Longa a Randazzo. L'area in questione, che si trova nel parco dell'Etna ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, risulta da decenni nella piena disponibilità dei sangani i quali come emerso nel corso delle indagini di Terra Bruciata la utilizzavano fino al momento del loro arresto per il pascolo abusivo di bestiame e il ricovero di quest'ultimo in fabbricati eretti senza alcuna concessione edilizia in quella stessa area, ma anche per svolgere incontri finalizzati a stabilire le attività illecite da compiere, nonché per occultarvi armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Nella circostanza i carabinieri nel corso delle Ricerche sono riusciti a recuperare in un fossato coperto da pietra, nei pressi di un ricovero abusivo per pecore, due fucili con matricola a brasa calibro 12, in perfetto stato d'efficienza, trovati insieme ad otto cartucce del medesimo calibro. Le armi erano appunto nascoste in buste di plastica unitamente ad un contenitore di olio per lubrificarle e mantenerle funzionanti e ad una tessera telefonica plastificata priva di sim card ma riportante un'utenza telefonica intestata ad un familiare dell'indagato. L'armamento è stato sequestrato e sullo stesso saranno svolti gli accertamenti tecnico-balistici per verificare se sia stato utilizzato in pregressi delitti avvenuti sul territorio. Un vero e proprio agguato è avvenuto questa mattina intorno alle 7 lungo la strada statale 115. Siamo nel territorio di Palma di Montichiaro, nell'Agrigentino. Un 44enne è stato ferito mentre si trovava a bordo della propria auto. L'uomo è stato affiancato da un'altra vettura dalla quale sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto, dopo la sparatoria, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata, mentre il 44enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Ci spostiamo virtualmente a Palermo, dove sono state sequestrate al porto 54 tonnellate di pellet. La merce infatti non era in regola. Vediamo il servizio. I militari della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell'ufficio delle dogane di Palermo, hanno sequestrato al porto del capoluogo siciliano 54 tonnellate di pellet stipato in due container provenienti dall'Egitto e destinato a una società della provincia palermitana dal confronto tra le caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto riportate nella dichiarazione di importazione con le risultanze delle analisi effettuate attraverso il laboratorio chimico territoriale delle dogane ed eseguite a campione sulla merce, è emerso che si trattava di pellet di legno per riscaldamento domestico di classe A2, non particolarmente performante in termini di potere calorifico e livello di ceneri prodotte e non di classe A1 con caratteristiche di qualità merceologiche più elevate, come falsamente dichiarato. Pertanto la merce è stata sequestrata e il responsabile denunciato per il reato di immissione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con segni mendaci. Ennesima tragedia sulle strade siciliane, un altro incidente mortale, stavolta avvenuto a Marzamemi, siamo quindi nella Siracusano. Per la precisione, lungo la bretella che conduce la contrada forte alla cosiddetta rotonda della finanza. La vittima è un giovanissimo, un 17enne. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Il giovane infatti, che viaggiava in sella uno scooter, Avrebbe perso il controllo del mezzo andando poi a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di soccorrere il 17enne, che, come detto, è deceduto. Notizia da eh, Acireale. Torniamo quindi nel Catanese, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono intervenuti i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher minorenne. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Acireale, in collaborazione con i colleghi della stazione di Aci Sant'Antonio, hanno tratto in arresto in flagranza un minore 17enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo i carabinieri, beneficiando di un pregresso lavoro info-investigativo, hanno attenzionato i movimenti di un giovane perché da loro sospettato d'aver intrapreso un'attività di spaccio di droga, utilizzando come base la propria abitazione accese. Il giovane, poi identificato nel 17enne, è stato individuato dai militari dell'arma che lo hanno osservato proprio mentre entrando e uscendo più volte dalla propria abitazione avrebbe verosimilmente effettuato delle cessioni di sostanze stupefacenti. In particolare il ragazzo è stato notato dai militari mentre brevemente si intratteneva a parlare con una ragazza sopraggiunta a bordo di una minicar, la quale ha poi parcheggiato il suo veicolo davanti all'abitazione ed effettuato quindi una telefonata verosimilmente al 17enne, il quale, uscito da casa, le ha consegnato un involucro ricevendo in cambio una banconota da 20 euro, salvo ancora rientrare in casa e uscirne per consegnargliene una banconota da 10 euro. Evidentemente il resto. I carabinieri, pertanto, dopo aver assistito a un'ulteriore cessione di stupefacenti, questa volta un diciassettenne giunto a piedi. Sono intervenuti proprio nel momento della consegna della droga, bloccando i due minorenni e constatando che il pusher aveva ancora nelle mani una banconota da 50 euro, un attimo prima consegnatagli dal suo acquirente coetaneo, il quale a sua volta è stato trovato in possesso di una dose di marijuana che ne ha determinato da parte dei carabinieri la sua segnalazione alla locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La perquisizione, poi estesa presso l'abitazione del 17enne, ha fornito ulteriori riscontri ai carabinieri che sono stati comunque guidati in casa proprio dal 17enne convintosi ormai a collaborare per limitare i danni. In particolare, in una scatola riposta su un comodino della sua camera da letto, i militari hanno trovato altre 20 dosi di marijuana già confezionate singolarmente, 126 bustine in plastica monouso con chiusura ermetica, la somma di 65 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio, nonché tre bilancini di precisione. Il 17enne è stato posto dai carabinieri a disposizione della competente autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, disponendo per lui il collocamento presso una comunità alloggio per minori. A Catania invece i carabinieri hanno effettuato dei controlli in città alle attività commerciali e alle zone della cosiddetta Movida e sono scattate diverse sanzioni. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dal XII Reggimento Sicilia con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e la Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel centro storico e in particolare in zona Castellorsino, Corso Italia, Corso delle Province e nell'area della Movida del Centro per il contrasto allo spaccio di droga. I militari dell'ARMA, nell'ambito dei controlli preventivi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, hanno proceduto a diverse ispezioni presso attività di ristorazione del centro. Al termine dei controlli effettuati presso una trattoria nei pressi di Piazza Università, il titolare, un 61enne catanese, è stato segnalato alla competente autorità sanitaria per le carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali della predetta attività. Analoghi controlli effettuati dai militari all'interno dei locali di un'attività di ristorazione ubicata in Piazza Federico di Svevia si sono conclusi per il titolare, un quarantenne catanese, con una sanzione amministrativa elevata per un importo di 1000 euro. I carabinieri in particolare hanno riscontrato la presenza di un locale di fatto adibito a deposito senza la prevista comunicazione all'autorità competente. In tale contesto operativo, i controlli su strada e le contestuali perquisizioni hanno consentito di denunciare un diciottenne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in particolare, è stato trovato in possesso di otto dosi di marijuana nascoste nella tasca del giubbotto per un quantitativo complessivo di 10 grammi di droga sottoposti a sequestro. Per lo stesso reato i carabinieri hanno denunciato un ventenne catanese poiché è stato sorpreso mentre in strada cedeva una dose di marijuana del peso di 2 grammi a un acquirente. Un 23enne di Mister Bianco e un 21enne catanese sono stati invece trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e pertanto sono stati segnalati quali assuntori alla locale prefettura. I carabinieri, nel medesimo contesto operativo, unitamente al personale della polizia locale, hanno effettuato controlli finalizzati al contrasto della sosta selvaggia nelle zone di Corso Italia e Corso delle Province. Al termine di tale attività sono state elevate 25 sanzioni per violazioni al codice della strada per un ammontare di 1500 euro e la contestuale rimozione di 7 veicoli. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari dell'arma hanno consentito l'identificazione di un centinaio di persone, il controllo di un'ottantina di veicoli con elevazione, per violazioni riscontrate al codice della strada, per un ammontare di oltre 3.000 euro e il contestuale sequestro fermo amministrativo di due veicoli. Si è svolta a Catania la cerimonia di premiazione del primo trofeo dell'Etna. Parliamo quindi di motori. Sentiamo Lucio Di Mauro. L'Hotel Nettuno di Catania ha ospitato la cerimonia di premiazione del primo trofeo dell'Etna. L'evento organizzato dall'Automobile Club Catania e dall'Automobile Club Cireale ha visto la partecipazione dei piloti e dei team sportivi protagonisti di alcune tra le gare più suggestive del circuito Etneo. Il trittico di cronoscalate dell'Etna, ovvero la cronoscalata Giarre-Montesalice Milo, la cronoscalata Catania-Etna e la cronoscalata Lingua Grossa-Piano Provenzano sono contentissimo per aver vinto il primo trofeo dell'Etna. Ringrazio tantissimo tutto il mio team, la mia famiglia, la mia ragazza, tutti quelli che mi supportano. Il mio unico sponsor è Naselli Group e, e la scuderia Catania Corse, che mi permette di, di partecipare a tutte le gare del trofeo dell'Etna e non solo. Il prossimo impegno è la prima gara Ligua Glossa a fine aprile, iniziamo da lì e speriamo di iniziare bene come abbiamo fatto l'anno scorso siamo riusciti a portare in porto il primo eh, trofeo eh, dell'Etna legato a quelle che sono le cronoscalate, le velocità in salita eh, della Catania-Etna, Lingua Rossa e Piano Provenzana e giarre montesa Sono tre eventi spalmati su tutto il territorio etneo e che eh, grazie a questo evento automobilistico l'obiettivo è quello di fare coagulo e di promuovere appunto il territorio. Abbiamo parlato oggi di Catania-Etna. Eh, per eh, l'Automobile Club di Catania è una questione primaria anche perché l'anno prossimo faremo, eh, spegneremo le 100 candeline della Catania Etna e quindi ci teniamo particolarmente eh, anche perché non solo come manifestazione sportiva ma perché manifestazione del nostro territorio perché riporteremo l'automobilismo sportivo sulle pendici dell'Etna e eh, non soltanto perché sono catanese, ma è uno spettacolo unico eh, che possiamo offrire eh, ai turisti e che possiamo offrire ai piloti e eh, riuscendo a organizzare una manifestazione di livello riusciremo a portare anche piloti che non sono soltanto di Catania ma, o della provincia di Catania, ma anche in genere del, del territorio del nostro Paese. Ed ora le brevi meteo, le brevi meteo a cura del centro meteorologico di Piazza Armerina. Benvenute alle previsioni meteo. Le condizioni atmosferiche sulla nostra isola saranno ancora instabili, con biogia soprattutto nelle ore pomeridiane. I venti saranno deboli a tratti moderati, mari mossi, temperature ancora fredde. Per David Carterasi tutto, una buona giornata. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.